Benvenuti su fisioterapiaroviera.com, portale di medicina e benessere. La tecnica dell'inibizione degli antagonisti di Sherrington serve per ridurre il tono muscolare, per migliorare l'ampiezza di movimento, per aumentare la forza e la coordinazione. Si effettua in questo modo. Il paziente deve fare un movimento, deve spingere contro la resistenza del fisioterapista. Quindi in questo modo sta spingendo per estendere il ginocchio. Poi, a un certo punto, il fisioterapista dice, senza smettere di spingere, però fa il movimento opposto, quindi dovrà spingere al contrario per piegare il ginocchio. Quindi se noi vogliamo guadagnare un po' di movimento, quindi l'ampiezza di movimento nella flessione del ginocchio, dovremo fare in questo modo, un'alternanza di contrazione degli agonisti e degli antagonisti. Quindi passiamo alla pratica. Quindi chiediamo alla paziente di spingere, senza smettere di spingere cambiamo il movimento, facciamo un movimento opposto, spingi in su, e anche qui senza smettere di spingere dovrà spingere nel movimento opposto. Ok, ancora, continuiamo finché non abbiamo raggiunto il risultato desiderato. Grazie per l'attenzione, se il video è piaciuto mettete mi piace e condividi, lasciate un commento per qualunque domanda o suggerimento, iscrivetevi al nostro canale per avere gli aggiornamenti sui prossimi video. Grazie.